La partita giudiziaria del Bari non è ancora terminata, anzi, con l'iniziativa dell'ex presidente Gianluca Paparesta, oggi socio di minoranza del club biancorosso, rischia di andare ai tempi supplementari. Siamo al fischio d'inizio di questo nuovo confronto con Paparesta, che nel corso di una lunga conferenza stampa spiega i motivi che l'hanno indotto a rivolgersi ai giudici. L'azione giudiziaria intrapresa con i miei legali è stata intrapresa perché io non voglio alcun rimborso né di 800.000 euro, né di 8.000 euro, né di 8 milioni di euro. Io voglio solo che una persona terza, un giudice, mi dica se avevo diritto a conservare le mie quote di socio del Bari o se nella sua totalità o se è giusta l'operazione che è stata fatta. E quindi ho chiesto ai miei legali di verificare se ci sono le possibilità e se ci sono i diritti per portare avanti questa mia azione. Nessuna speculazione, assicura l'ex presidente del Bari, nessun intento risarcitorio, aggiunge l'avvocato Donativo, a capo del pool di legali al quale si è affidato Paparesta. Nei giorni scorsi abbiamo sentito dire che l'azione sarebbe volta fondamentalmente ad ottenere un risarcimento nell'interesse di Gianluca Paparesta per delle somme che lo stesso Paparesta rivendicherebbe nei confronti di Giancastro, come se l'obiettivo fosse quello appunto di un suo risarcimento personale, di un suo rimborso personale, o addirittura che questa azione sarebbe un'azione rivolta da Paparesta contro il Bari, contro la società. Ecco, entrambe queste affermazioni sono profondamente sbagliate, tanto più della seconda, perché l'azione che abbiamo posto in essere per Paparesta non è contro il Bari, è un'azione di una parte della compagine sociale, in questo momento fortemente minoritaria come quella di Paparesta, contro la parte della compagine sociale in questo momento nettamente maggioritaria che è il dottor Giancastro, ma è una questione fra di loro volta ad ottenere una giustizia che noi riteniamo sia stata in qualche modo lesa e volta quindi ad ottenere un risultato che è non un rimborso o un risarcimento, ma il ripristino della situazione anteriore a queste operazioni di aumento del capitale a cui Paparesta faceva riferimento poco fa. L'obiettivo cioè è quello di consentire a Paparesta di rientrare in possesso di quelle partecipazioni e delle quali oggi lui non ha più la titolarità per effetto di un'operazione che noi riteniamo non essere stata totalmente, diciamo, in linea con quello che sarebbe stato legittimo e corretto attendersi. All'azione di Paparesta al momento non risponde l'attuale presidente del Bari, il molfettese Cosimo Giancaspro. La partita sarà lunga.